Penso che Barcellona, comunque, una squadra che è talmente forte, ha talmente un'identità precisa che interpreterà la partita sempre nello stesso modo. Cercherà di avere il possesso palla, di avere il comando del gioco. È una squadra che ha talmente tanta classe, talmente tanti giocatori di qualità che non può avere un atteggiamento diverso da quello. Magari avranno una determinazione, una cattiveria maggiore, quello forse sì, però anche noi siamo pronti anche a questo. Cioè, Messi ci può segnare anche due gol e noi, se dovessimo segnarne uno, ci andrebbe benissimo. Quindi, Messi è il giocatore più importante del Barcellona, ma sfortunatamente non è l'unico grande giocatore che ha il Barcellona, quindi dovremmo pensare che domani dovremmo fermare tutto il Barcellona. Non abbiamo avuto l'occasione di vedere quello che scriveva del Milan. Non è stato un fattore che ha inciso su di noi. Non abbiamo dato peso eventualmente a quello che scrivevano sulla nostra squadra. Adesso tutti i discorsi secondo me vanno fatti domani al 90esimo, perché adesso vale poco, insomma, le considerazioni anche sulla squadra. Cioè, valgono, però poi andranno sicuramente riviste domani alla fine della partita. Beh, sicuramente giocare in questo stadio è particolare, però abbiamo giocatori che comunque hanno accumulato una discreta esperienza nel campionato italiano e indubbiamente per chi è giovane venire qui a giocare non è semplicissimo, ma se un giocatore vuol diventare un grande giocatore è giusto che passi attraverso queste esperienze e magari ne subisca un pochettino le conseguenze, speriamo non troppo, e poi sono giocatori nostri che sono, a dispetto dell'età, secondo me sono già molto smaliziati. Deve essere ripetibile. Non è che abbiamo una cartuccia da sparare in una stagione. È una partita che a livello di squadra deve essere fatta in un certo modo. E indubbiamente l'intensità di cui tu parlavi è fondamentale, perché comunque il Barcellona, vuoi non vuoi, tiene in mano il gioco. Quindi tu hai l'arma che hai è quella di contrastarli in maniera decisa. Però ti ripeto, non deve essere fatto solo quello, perché se fai solo quello, prima o poi qualcosa succede.